Benvenuti sul Battledex, nell'episodio di oggi faremo l'analisi di Excadrill, che è un Pokémon molto usato, molto temuto, fuori e dentro la tempesta di sabbia causata da Hippodon e Tyranitar. Comunque, come al solito iniziamo con uno dei set più utilizzati, ossia quello sotto la tempesta di sabbia. Excadrill è uno sweeper davvero temibile perché ha 405 di attacco con la Sorbisfera, immaginate quanti danni fa. Inoltre, grazie alla tempesta di sabbia, la sua velocità, che è a 260 grazie al leve spread data, arriva a 520 e outspeeda più o meno tutto. Outspeeda tutto. Comunque, questo Excadrill è ottimo per sweepare interi team avversari, ovviamente nel caso non ci siano certi avversari fastidiosi come potrebbero essere degli Slowbro, come potrebbero essere degli Skarmory, come potrebbero essere dei Landorus, ma non tutto è perduto. Intanto andiamo a vedere lo strumento, che assorbe sfera, potenzia le mosse del 30% e diminuisce gli HP del 10% ad ogni utilizzo. Comunque, è uno strumento molto utile, diminuisce la durabilità di Excadrill, ma in ogni caso Excadrill non è tanto consono a perdere altra vita, dato che entra in campo quando è sicuro di buttare giù gli avversari. Beh, va supportato ovviamente contro i Pokémon precedentemente citati, e in ogni caso resiste abbastanza bene alle Levitoroccia, quindi compensa il recoil della Sorbisfera con le Levitoroccia che non gli fanno praticamente niente. Abilità per questo set non opzionale, proprio decisiva, è il Sand Rush, il Rema Sabbia, che gli permette di aumentare la velocità nella tempesta di sabbia, la raddoppia. Quindi se volete usare questo Excadrill, ovviamente usatelo in un team con Tyranitar o Hippodon. Comunque, mosse sono Terremoto e Metal Testata, che sono le stab per eccellenza, e poi abbiamo un Frana e un Danza Spada. Danza Spada va usata quando sapete che dopo un Danza Spada potete buttare giù tutti gli avversari in un colpo, oppure quelli che resistono un colpo e vanno giù in due colpi non vi fanno eccessivamente male, quindi quando siete sicuri di poter sweepare con lui, altrimenti non vale la pena usare Danza Spada. In ogni caso, Terremoto fa danni, fa molti danni perché 405 base, 405 di attacco, 150 di potenza dopo lo stab, un typing perfetto. Poi Metal Testata serve per i folletti, diciamo, principalmente, ma non penso neanche ci sia bisogno di specificarlo, ed è molto utile nel caso voleste provare a far flinciare l'avversario. In determinati casi sarà meglio usare Metal Testata al posto di Terremoto, anche se l'avversario viene colpito in modo neutro da entrambi, perché il flinch può sempre servire. Mentre Frana serve per fregare sullo switch Pokémon come Talonflame e Charizard e far danni più o meno a tutti. Comunque, la coverage in questo modo è abbastanza buona, diciamo, non perfetta ma buona. E comunque, cosa bisogna specificare in questo caso? State attenti ai Landorus difensivi, non quelli offensivi, semplicemente perché quelli offensivi, entrando su Excadrill per bloccarlo, a fuori di Metal Testate, li buttate giù, mi pare 4 colpi ci vogliono, o 3, non ricordo. In ogni caso, se ci sono le Levitorocce in campo, è sempre meglio, dato che i Landorus scarfati non hanno modo di recuperare vita. Quindi questo è il primo set, quello più temuto nei Sand Team, ma ce ne sono altri. Andiamo quindi subito a vedere il secondo, che è il set con l'Assault Vest e con Rapigiro. In ogni caso si può anche usare Rapigiro su questa variante, quella con Rema Sabbia al posto di Danza Spada, ma non lo consiglio perché è meglio usare Rapigiro su un set difensivo. Questo è il set, per chi se lo chiedesse, che utilizzo io. Comunque, al posto di Rema Sabbia si ha Mold Breaker, ossia Rompiforma, perché non è usato nei Sand Team e con Rompiforma, con Terremoto, fate tanti danni ai Rotom, Lavatrice, dato che ignora la levitazione. Il corpetto d'assalto permette di aumentare molto la difesa speciale del 50%, che quindi arriverà a 333. Quindi 361 di HP e 333 di difesa speciale. Dato che ha già molti HP base, tanto vale investire in difesa speciale, che è anche aumentata dal corpetto d'assalto, dato che, diciamo, ha più resistenze, dandogli quella difesa speciale riguardo a quanto succederebbe se gli date HP, perché gli HP aumentano di 50, in percentuale aumenteranno del 15%, mentre la difesa speciale aumenta del 50%, quindi è un bonus molto più incidente. La velocità è data a 32 velocità EVS, ovviamente, perché così arriva a 220, e outspeed e Rotom già citati, quindi può sempre essere utile. Potete comunque aumentarla, ma in un set difensivo è leggermente sconsigliato. Le mosse sono sempre Terremoto, sempre Metal Testata e sempre Frana, ma Rapigiro al posto di Danza Spada, perché così potete levare le Hazard dalla vostra parte del campo. È molto utile avere un Excadrill con Rapigiro, semplicemente perché, come ho già detto, resiste molto bene nelle Levitoroccia e fa il suo lavoro meglio di Pokémon come Mandibuzz e come Zapdos, che si prendono il 25% dei danni per entrare sulle Levitoroccia.
In ogni caso fa sempre molti danni perché l'attacco è sempre elevatissimo. In ogni caso ci sono varianti un po' più bulk che se la cavano un po' peggio contro il Rotom, usate con 224 in attacco e la difesa speciale massimizzata, che gli permette di resistere molto meglio. Già l'avere la natura colorful al posto di quella decisa permette di incassare un colpo in più di intro forza fuoco da parte dei Magneton, e quindi può essere molto utile. Tra l'altro un Excadrill così di natura careful è ancora meglio, natura careful scusate, è ancora meglio con 252 in difesa speciale, permette proprio di ridere i Magneton nemici, dato che mi fa, ci mette un po' a buttare giù anche con intro forza fuoco e poi lo shottate con terremoto. Quindi questi sono i due set conosciuti. In ogni caso devo ringraziare un mio amico che mi ha fatto notare quanto potesse essere utile Excadrill in una versione difensore speciale con avanzi. È una variante molto particolare. Intanto bisogna dire che con gli avanzi e la difesa speciale si ritrova, con difesa speciale massimizzata e tanto attacco, questa Excadrill incassa bene i colpi di Latios, di Magneton, e può andare con terremoto per fare sì sempre danni a Rotom non shottandolo perché non ha investimenti in attacco, ma può fare tossina, può levare levito roccia e stallare la tossina con protezione, e in questo modo recupera vita, fa perdere tossina all'avversario. È una versione più da annoyer rispetto a come potrebbe essere questo un bel tank e questo un bello sweeper. E comunque una cosa da far notare: ha rompiforma, quindi la tossina supera il magispecchio, quindi sì, potete avvelenare i Sablai, Mega Sablai avversari. Quindi questo Excadrill funziona bene anche molto come Stallbreaker, perché negli stall di solito ci sono i Mega Sablai che danno molto fastidio, quindi si possono avvelenare. Ebbene sì, si possono avvelenare. Come ho detto, resiste molto bene e fa anche i suoi danni con terremoto. State attenti, ovviamente, è un po' come un acciaio, come Skarmory. Quindi questo è tutto, spero l'analisi vi abbia soddisfatto. In tal caso lasciate un mi piace, e se lasciate un mi piace siete liberi di chiedere determinate analisi nei commenti, dato che se ci sarà molta richiesta di un determinato Pokémon deve essere analizzato nel prossimo episodio del Battle Index, darò precedenza adesso. Quindi questo è tutto, vi ricordo che cliccando in basso a destra sul Pokédex avreste accesso al Battle Index completo, alla playlist sul canale, potrete vedere tutte le analisi fatte in precedenza e anche in futuro. Quindi questo è tutto, io sono Mister e continuando a dare un tocco di Mr. Battle, vi do appuntamento ad un prossimo video.